Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a questo video. Adesso in questo caso in cui ragazzi siamo seduti, dove siamo ragazzi nel recap della decima giornata della Serie A TM ragazzi. In cui ragazzi questa settimana è andata molto bene. Oggi ragazzi, come storia andiamo a raccontare delle partite che si sono giocate durante il weekend di Serie A. Ragazzi, sono un weekend di Serie A molto molto bello, ma anche un po', diciamo, un po' strano, diciamo. E andiamo a vedere ragazzi. Iniziamo subito da Spezia Lazio, in cui è finita 2-1 con la vittoria della Lazio. La Lazio vince in casa dello Spezia, dopo uno Spezia veramente che ha lottato con tutte le forze che aveva. Va a segnare il gol dell'1-0, c'è l'immobile per assistere Milinkovic-Savic. Va a segnare Milinkovic-Savic a calcio di punizione, che travolge il portiere Zoet. Poi va a segnare del Zola della Spezia con l'assist di Ricci. E poi, ragazzi, viene annullato il gol di Andres Pereira al VAR, che poteva valere il gol di chiudere questa partita. Lo dico, come detto io, lo Spezia se l'ha giocata, ragazzi. Ha fatto un'ottima partita, ma meritava molte più chance, ragazzi, lo Spezia. Ma la Lazio non si è trovata impreparata, ma anche lo Spezia, dove la Lazio porta 3 punti e avanza in classifica. Lo Spezia rimane ancora in zona Serie A. Lo Spezia vuole lottare per rimanere anche per la prossima stagione. Vediamo se gli acquilotti dello Spezia riusciranno. Comunque sono nella strada giusta per continuare il loro cammino in Serie A. Beh, giusto che questo è il primo anno dello Spezia. E passiamo subito a Hellas Verona-Cagliari. A Bentegodi, partita noiosa che è finita 1-1. Come detto prima, partita piena di spadigli al Bentegodi. Va a segnare il gol dell'1-0 Zaccagni con l'assist di Faraoni. Viene annullato poi il gol di Carmine per il VAR. E la pareggio, ragazzi, Cagliari viene salvato da Riman Marin a calcio di rigore con l'assist di Paoletti. E quindi ragazzi, il Cagliari ha fatto un punto che non si va molto, ma direi un'altra bellissima giornata di buon Paoletti, che prova di rovesciata dopo il pareggio contro lo Spezia. Il Cagliari ha fatto 3 punti, non sarebbe male. Il Verona ha fatto un punto importante per la classifica, dove il Verona viene da una grande vittoria. Il Verona di Juric è molto più allenato che mai e vuole provarci per la zona Europa League. Vediamo se ci riuscirà. E il Cagliari cerca la rivolta, e 3 punti per aspirare a qualcosa di più grande. Passiamo subito a Roma-Sassuolo, che finisce a 0-0, dove ragazzi un'altra partita finisce 0-0 all'Olimpico. Porta un punto che basta alla Roma, manca il Sassuolo che rimane ancora in zona Champions. Dopo un punto dove il mio Napoli ne ha approfittato in casa del Crotone, dove andremo a parlare più tardi, tra Roma e Sassuolo finisce 0-0. E vediamo ragazzi come inizierà. La Roma viene da una grande vittoria, ci dà una grande vittoria, invece Sassuolo anche noi dà una grande vittoria. La Roma vuole. Non diciamo che si è mangiato moltissime occasioni da Roma e non ha dato molto bene che manca il Sassuolo. Una partita un po' così così, dove è stato espulso anche Pedro, che starterà la prossima giornata, e viene annullato il gol di Edin Dzeko, che poteva valere il vantaggio. Direi un arbitro un po' scandaloso, direi. E il migliore in campo è stato Mkhitaryan, ragazzi. Il Sassuolo non ha più fare niente, la Roma un punto che non basta molto, ma il Sassuolo un punto per rimanere in Champions. Altra partita, Parma-Benevento, in cui finire 0-0 con la parità. Altro punto per il Parma e per le streghe del Benevento, un punto che rimane ancora in Serie A. Migliore in campo Cornelius, ma partita noiosa anche al Tardini, dove ferma 0-0 il Benevento. Ho provato con tutte le sue forze per trovare il gol, ma anche per il Parma che non riesce a trovare la gol dei 3 punti importanti. Il Parma di Liberani sta dimostrando di essere un Parma non all'altezza di queste aspettative, ragazzi. Dopo ho visto il Parma di D'Aversa che sembrava perfetto, ma è successo qualcosa in società. Direi, parlando del Parma di Liberani, che non ha cominciato una buona stagione, il KO a Napoli, pari, ha subito varie sconfitte, vari pareggi. Il Parma non sta trovando la strada che voleva. Dopo l'elezione del nuovo presidente del nuovo Parma, che vuole ispirare a giovani, ma per farli crescere, direi che il Parma è un po' cambiato, ragazzi, deve
A gennaio devono risolvere qualcosa, ragazzi, altrimenti oppure mi sarebbe un allenatore o qualcuno cambia informazioni. Benevento parte bene la sua stagione, ma non servono solo pareggi, ma servono vittorie per rimanere in Serie A, se no non servirebbe che il Benevento tornerà di nuovo in B. Ma il Benevento ha costruito questa squadra per rimanerci in Serie A a tutti i costi. Viene annullato intanto Udinese-Atalanta, periodo di maltempo, troppa pioggia allo stadio dell'Udinese, a Udine, troppa pioggia, quindi è stata annullata per maltempo. In pratica, come ho detto io, a Crotone-Napoli, in cui è finita 4-0 col Torino Napoli, il Napoli esce vittorioso dopo il pareggio ad Achimer contro in Olanda, in Europa League. Il mio Napoli esce vittorioso, il Crotone che non esce pulito, fa segnare il gol dell'1-0 Insigne, nel secondo tempo con l'assist di Zielinski, viene espulso Jacopo Petriccione che salta la prossima giornata, il Virgolo Zero con l'assist di Insigne, Dem con l'assist di Mertens e l'ultimo Petagna, finalmente arriva il gol di Petagna, il suo primo gol in Serie A, a mano del Napoli, con l'assist sempre di Mertens. Il Napoli porta 3 punti importanti e va al quarto posto in zona Champions. Il Crotone 20° posto, quindi in zona di retrocessione. Il Crotone, come abbiamo detto nelle scorse giornate, non sta vincendo un'ottima giornata di campionato, ormai il girone d'andata sta quasi per finire, giorni di stroppa, devono trovare assolutamente una vittoria, ma solo nelle prime giornate sconfitte e solo un pareggio contro la Juve di Andrea Pirlo. Direi un Crotone che non si è mostrato all'altezza di fronteggiare una squadra come il Napoli. Il Napoli gioca fuori casa e quindi la prossima giocherà in Europa League in casa contro la Sociedad del nuovo stadio Diego Armando Maradona. E spero la prossima giornata del Napoli sarà contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, sperando di trovare 3 punti importanti. Il Napoli sulla strada giusta per per continuare e anche per la lotta scudetto tra il Milan e l'Inter. E vediamo ragazzi, Sassuolo, quest'anno la lotta scudetto sarà veramente epica tra Juve, Milan, Sassuolo, Napoli e altre squadre. Vediamo chi aspirerà lo scudetto quest'anno. Sarà di nuovo la Juve, il Milan, il Napoli? Chi lo sa ragazzi? Ma speriamo bene ragazzi che il Napoli continui così sempre e non mollare mai. Passiamo ragazzi a Sampdoria-Milan, qui finisce 2-1 con la vittoria del Milan. Il Milan si è potuto cavare anche senza Ibra, va a segnare il gol 2-0 Cristiano al calcio di rigore, dove era anche ammonito, poi va a segnare il gol 2-1 Castiglieco con l'assist di Rebic, poi va a segnare l'unico gol Ekdal con l'assist di Damsgaard. E quindi ragazzi, il Milan porta 3 punti importanti, avanza in classifica e va al sempre al primo posto. La Sampdoria di Ranieri se ne è saputo giocare, Ranieri nel post partita ha detto: "Ole, una Sampdoria senza paura e sappia lottare, ragazzi." E Ranieri almeno ci ha provato. 3 punti importanti per il Milan. E la Sampdoria non riesce vittoriosa in casa a Luigi Ferraris. Ma la Sampdoria, quindi il prossimo avversario della Sampdoria sarà il Napoli, dove giocherà in casa Diego Armando Maradona, dove vediamo se ci riuscirà, dove ci sarà anche il buon Fabione Quagliarella. Fabione. Vediamo se segnerà come al suo solito, perché quando c'è Napoli Sampdoria, Fabione si presenta e vediamo se questa leggenda sarà vera. Se Quagliarella segnerà la sua ex squadra, la sua squadra del cuore, il Napoli. Vediamo ragazzi, all'ultima partita che chiude la 10ª giornata, Fiorentina-Genoa, qui va a segnare il gol dell'1-0 Marco Piazza, con l'assist Mattia Destro, che finalmente torna a segnare dopo che il suo primo gol con la maglia del Genoa nelle prime giornate di Serie A, e la pareggia al 90° che sarebbe il viola in gola Milenkovic, difensore serbo, in cui la Fiorentina porta il suo primo punto dell'era Prandelli e un primo punto anche per Maran, un punto che va verso la zona salvezza, invece per la Fiorentina è un punto che non serve molto. La Fiorentina Prandelli viene una sconfitta Natale, ma gli uomini Prandelli lo stanno dimostrando di non essere una buona squadra, ragazzi. Cagliao ancora in riserva, non so se Prandelli lo ha fatto giocare, ragazzi. È come se Cagliao, ragazzi, stesse solo in panchina, ragazzi. La Fiorentina deve migliorare qualcosa, se no la Fiorentina non vince molto da tanto tempo e la Fiorentina vuole trovare il sorriso, vuole tornare a vincere, ma Prandelli sta. Sentavano che
sarebbe dimostrano di essere un buon allenatore, dopo sono gli Achini, dove Caglione ha giocato poco, solo un gol in Coppa Italia. Caglione deve assolutamente giocare le sue carte con la Fiorentina a Firenze, se no ragazzi Caglione potrebbe andare via e tornare in Spagna, perché lui accettava la Serie A, perché lui voleva rimanere in Serie A. Dopo stagione a Napoli, lui Caglione ha scelto di rimanere e di stare ancora in Serie A, ma con la maglia dei viola. E la Fiorentina, ragazzi, una Fiorentina senza Chiesa, la Fiorentina nulla. Perché la Fiorentina è come se non stesse giocando le sue carte, ragazzi, in questo campionato. Chiesa spingeva molto i viola. E adesso, ragazzi, la Fiorentina deve trovare una nuova via di mezzo, una nuova era. Se no, ragazzi, la Fiorentina rischierebbe anche la retrocessione, ragazzi, come il Toro. E parliamo, ragazzi, mi ero dimenticato del derby di Torino, tra Torino e Juve, in cui fa segnare il gol di 0, Nkunku, fa segnare il gol di 1-0, dopo va a segnare la parità, Wellbon, West, McKennie, e la chiude, ragazzi, va a segnare Quadrado, scusate, poi West, McKennie, la chiude Leonardo Bonucci. Quindi, ragazzi, Torino è bianconera, gli uomini di Pirlo riescono a portarsi il derby, 3 punti importanti. E mi pare appunto posto. Invece il Torino ancora in zona di recessione, ha sconfitto poi di Giampaolo, dove il Torino, devo essere sincero, se l'è giocata alla grande, devono ancora migliorare un po' su, ma il Torino sembra quasi essere la strada giusta. Ma ancora in zona di recessione, il Torino dove dovrà uscirne, se non ci riuscirà, ragazzi, il Torino ritornerà in Serie B dopo tantissimi anni. Il Torino vince molto un derby, ma stava quasi per vincere il derby, almeno una consolazione dopo aver sconfitto il campionato. La Juve invece torna a vincere vince ancora il derby di Torino, che ha sempre vinto la Juve, il Torino ne ha vinti sempre pochi, ragazzi. E speriamo che il Torino vincerà la prossima in casa al Grande Torino, sperando che ci giocherà le benissime carte in campionato. Questo sarà un buon punto per il Torino, ragazzi. Che lo sa, ragazzi, lasciamo guardare al campo e vediamo come se la caveranno nella prossima giornata. Quindi ragazzi, questo è il mio principio, quindi ragazzi è tutto, ciao, ciao.